L'ultima giornata di campionato ha restituito un Pescara vittorioso e di nuovo al terzo posto solitario grazie allo stop di Avellino del Foggia, e il Delfino vuole mantenere questo flusso positivo. La trasferta di Messina è però una trappola. Vero che i peloritani sono terzultimi, ma la loro sede di punti salvezza e la presenza di un manto erboso, quello dello stadio Scoglio San Filippo, in brutte condizioni, sono fattori che renderanno molto insidiosa la seconda trasferta consecutiva. La squadra stamani ha svolto la rifinitura al Lughetto di Febo di Silvi, nel pomeriggio la partenza per Roma, poi il volo per portare la squadra in Sicilia. Non fanno parte della spedizione lo squalificato Raffià, gli infortunati Craia e Jawa, comunque entrambi sulla via del recupero, e neanche Gozzi, che ha dato forfè all'ultimo momento. Torna a disposizione Cancellotti, pronto a riprendere il suo posto in una linea di difesa che dovrebbe vedere le conferme degli altri tre elementi, Brosco e Mesic al centro e Milani a sinistra. Centrocampo in emergenza, in quattro a disposizione per i tre posti, Mora, Palmiero, Aloi e Germinario. Zeman potrebbe sorprendere e lasciare in panchina l'esperto Mora per puntare, oltre che su Palmiero, su due giocatori più freschi come il baby Germinario e un Aloi rimasto in panca per tutto il match di Agropoli. Davanti sembra scontato stavolta ripartire da Lescano, mentre sono aperti i ballottaggi Merola Cupone a destra e Colaides August a sinistra. Il Messina arriva da un punto nelle ultime due partite, ma è stato rilanciato dal ritorno in panchina del catanese Ezio Raciti, tecnico della salvezza lo scorso anno e che ha ripreso la guida dei peloritani a gennaio, sostituendo l'ex Auteri e inanellando 5 vittorie, 4 pareggi e appena 2 sconfitte, 19 punti in 11 partite. Una media che ha risollevato una squadra all'apparenza spacciata, ma che ora sogna una salvezza molto difficile e diretta, più giocabile tramite i play-out. Al rilancio peloritano ha contribuito anche un mercato che ha portato giocatori di maggiore esperienza e spessore come l'ex Ragusa, Perez e Kragl. In forte dubbio Grillo, Raciti dovrà sicuramente rinunciare allo squalificato Fofana, probabile l'impiego dell'ex teramano Fiorani. Raciti gioca con la difesa a 4 e di solito si affida al 4-2-3-1 con la variante 4-3-2-1. Messina è peraltro città tabù per il Pescara, che nei 9 precedenti non ha mai vinto, 5 sconfitte e 4 pareggi. L'ultimo confronto diretto fu in Serie B 2-2 il 2 novembre 2003. Tutti gli episodi passati si sono disputati allo Stadio Celeste. Il Pescara solo domani debutterà al San Filippo Francoscoglio. Zeman indosserà i panni dell'ex, guidò il Messina nella Serie B 88-89, ottavo posto e titolo di capocannoniere per Totò Schillaci, 23 reti. Arbitro della gara Mirabella di Napoli, che ha diretto i biancazzurri nel 6-0 di Coppa di questa stagione con la Vispesaro e nell'1-1 sul campo della Fermana di poco più di un anno fa.